Va ora in onda L'altra campagna, la passione e la ragione. Conducono Antonio Romano e Pasquale Mautone. Bene, salve a tutti da parte di Antonio Romano, consueto ormai appuntamento con l'altra campagna, ai microfoni Antonio Romano e Pasquale Mautone. Ciao Pasquale. Benvenuti, buon inizio settimana. Un po' la voce bassa, però cercheremo di approfondire e di portare a termine anche questa fatica. Oh, quest'oggi parliamo di un argomento che a me sta a cuore. Chi segue Radio Amore e sa come la penso su certi argomenti sa che quando si parla di canzone classica napoletana e di quella che può essere, diciamo, l'applicazione a livello sociale, culturale e anche programmatico, può portare l'applicazione giusta e precisa di questa arte e di questo patrimonio inestimabile che abbiamo, può portare anche indotto, posti di lavoro e sviluppo e volano per il turismo. Detto questo, parleremo anche molto velocemente tra un poco con il primo ospite, che sarà Gianfranco Caliendo, ex Giardino dei Semplici e comunque musicista, produttore, discografico. Ci parlerà un attimino anche della sua, come di tanti altri artisti, esclusione anche dal Sanremo 2016. Ogni volta che vengono pubblicati, diciamo, i nomi dei partecipanti a Sanremo, ci sono le solite polemiche. Molte io credo siano giuste, molti sanno che io seguo con grande distanza il Sanremo, che da molti anni a questa parte non presenta più, diciamo, arte significativa da un punto di vista musicale. Però ne parliamo un attimino anche per capire i meccanismi e come ci si arriva poi al Sanremo. Intanto avremo come secondo ospite anche l'avvocato Gianni Ricci, che è consigliere comunale di Marigliano e che è stato diciamo il coordinatore dell'organizzazione degli eventi in questo periodo natalizio, compresa la Notte Bianca, che noi stiamo pubblicizzando nel notiziario di Associazione Musica e Vita. Quindi a questo punto bando alle ciance, entriamo nell'argomento prima noi e poi avremo gli ospiti. Dunque Pasquale, tu hai fatto, io ti ho stimolato su un argomento, diciamo, che non è proprio diciamo nelle tue corde, però tu sei una persona molto attenta e anche studioso per natura, per cui sei andato un attimino a scavare nella canzone napoletana e ai riti pagani, insomma, che hanno dato origine. Si dice scherzosamente, quando dice quando è cominciata la canzone, da sempre, da quando è nato il napoletano, anche la sirena Partenope cantava e ammaliava, insomma, con le sue canzoni. Sì, diciamo che è stato tra l'altro un viaggio assai interessante, perché è un argomento, diciamo, da me poco conosciuto. Mi sono, come dire, incuriosito, ho visto alcuni aspetti che sono veramente interessanti. Però diciamo una riflessione su questa questione posta, diciamo, del valore e del ruolo della cultura, e specialmente qui a Napoli, per quanto riguarda poi il recupero anche delle tradizioni. Diciamo che iniziamo col dire che la cultura è l'opposto dell'utile. In linea generale possiamo dire che viene compresa nell'immaginario collettivo come un qualcosa, diciamo, di secondario. Noi dobbiamo far passare un messaggio che così non è. Questo, diciamo, dovrebbe essere l'idea di fondo, ma diciamo, perché la cultura riguarda fondamentalmente una minoranza di persone e soprattutto riguarda una minoranza di politici, che dovrebbero impegnarsi anche sul piano della cultura, perché qui la classe politica pensa a fare gli affari, la classe politica pensa a come gestire gli interessi patrimoniali, pensa poco alle future generazioni e soprattutto è impelagata in mille vicende giudiziarie che ogni giorno leggiamo e ogni giorno rimaniamo sempre più, come dire, colpiti dall'arroganza poi del potere rispetto a tutta una serie di vicende. Abbiamo parlato dell'inchiesta di EAV, che ecco, lupus in fabula. Abbiamo parlato della gestione della questione della Terra dei Fuochi, e lì ho ricevuto una mail, per esempio, da un mio studente della scuola di specializzazione delle professioni legali, che mi diceva: professore, ma lei ha dimenticato di dire che coloro che avevano inquinato, sotterrato, infangato, adesso sono coloro che vogliono fare la green economy. Sì, è anche questo. Assistiamo anche a questo. L'impresa che si trasforma e da truffaldina illecita si trasforma e fa la green economy. Mette a posto i danni che lei stessa ha creato. Ecco, quel fiume di denaro pubblico di cui abbiamo parlato e di cui tutti questi, diciamo, soggetti sono pronti, come dire, a buttarsi sulla pesce, come si dice, no, a buttarsi su questo fiume di denaro per la,
per la gestione. E questo, diciamo, è un aspetto che va valutato con estrema attenzione, perché parlando delle bonifiche o parlando anche del danno erariale per la questione pregressa di EAV. Quindi ecco il ruolo, diciamo, della cultura, e soprattutto far passare l'idea che queste politiche per la ricerca e per la cultura possono altresì portare occupazione, possono portare un'occupazione, come dire, che è soprattutto generazionale, e possono portare un'occupazione, come dire, che possa anche salvaguardare la tradizione in una relazione che possa coniugare sia la cultura che l'economia, sia la cultura che lo sviluppo. Che cosa sono poi le politiche in Italia sul problema culturale? Questo lo possiamo vedere anche en passant, o anche in un'altra sede. Però qui c'è un problema di investimenti su questo piano, perché sono ridotti, diciamo, i fondi per quanto rispetto agli altri stati europei, e ovviamente anche il Ministero dei Beni Culturali è destinatario di risorse che sono esigue rispetto a quello che effettivamente si potrebbe fare rispetto al patrimonio culturale che disponiamo. Vogliamo parlare di Napoli, la cultura prima che altrove è passata a Napoli, questo è il dato che bisogna dire. Quindi al di là di tutte queste facili retoriche, qui occorre veramente poter invertire la tendenza e cercare di valorizzare tutto questo patrimonio di cui disponiamo. Anche perché il flusso dei turisti aumenta, anzi io vorrei citare anche il caso di Salerno, che con le luci di artiste ed altre iniziative è finalmente entrato nelle top 20, diciamo, delle città più. Vuol dire che quando c'è una programmazione intelligente, mirata, sicuramente le luci di artista hanno un costo anche piuttosto elevato, immagino, per la città, però comunque quel flusso turistico impetuoso che si sta avendo credo che ripagherà abbondantemente delle spese sostenute. E comunque si sono ristorati alberghi, quando mai a Salerno c'è stato il pieno degli alberghi nel mese di dicembre. Quindi questa è una dimostrazione in una città della stessa regione che quando la programmazione, diciamo, è mirata, i risultati non possono non venire. E Napoli, che è la città depositaria per antonomasia della cultura, della tradizione, della canzone, della musica, dello spettacolo, del teatro, non può essere, diciamo, una città che è vero che è balzata al terzo posto, ha scalzato anche, voglio dire, altre città più seguite in questi ultimi tempi, però non basta, perché Napoli dovrebbe arrivare al primo, massimo al secondo posto, proprio perché quello che c'è a Napoli da un punto di vista storico sono 3.000 anni praticamente ininterrotti di storia, non possono che vederci città leader della cultura. Questo è fuori discussione. Dubbio, certo. Andiamo alla canzone, vediamo un attimino quello che hai preparato in questo senso, dai. Ma diciamo che sulla questione della canzone classica napoletana, quello che mi ha colpito è proprio questo retaggio storico diciamo, delle fonti storiografiche, che viene collocata addirittura anche prima, però diciamo che ufficialmente dal 1839 con questo brano Te voglio bene assai, sì, che è di Sacco, e poi successivamente, diciamo, è stata presentata proprio alla festa di Piedigrotta. Assolutamente. E questa festa di Piedigrotta, che era, e poi è quella del Festival di Napoli, no? Assolutamente. La festa di Piedigrotta è stata, diciamo, la più grande manifestazione canora che Napoli ricordi. Le sue origini sono antichissime e risalgono alle feste, addirittura ai riti pagani, quelli, i riti, diciamo, sulla fertilità. I baccanali, no? Bravo. Poi nel corso dei secoli poi il cristianesimo ha sostituito, diciamo, questa fase, no? Sì. E praticamente questi riti propiziatori sono stati trasformati poi in un omaggio, in una devozione alla Madonna di Margellina. Sì. Diciamo che l'aspetto è stato tramandato, è arrivato, diciamo, fino agli anni 70. Sì. E poi è il momento in cui poi la festa è andata profondamente in crisi. Diciamo che la festa di Piedigrotta, cioè il Festival di Napoli, è addirittura precedente al Festival di Sanremo, dove oltre agli autori, diciamo, napoletani noti, venivano poi anche cantanti di levatura nazionale. Certo, e sotto questo aspetto è veramente significativo il film Operazione San Gennaro, che lo riprende. Perfetto. Quello di Dino Risi, che è del 66, sì, e dove addirittura con Nino Manfredi e Totò, quando quello gli dice, Dudu dice a Jack, dice: quando dobbiamo fare il culo? Però dobbiamo fare, quando c'è il Festival di Napoli, dove la città
è praticamente vuota e praticamente è l'occasione, diciamo, per poter effettuare, per poter, e poi alla fine dice: ma noi ci dobbiamo muovere, Sergio Bruni, l'ultima canzone, quando stanno lì con la quella... è vero, è un po' la cronistoria di quel festival di Napoli. Volendo andare anche a ritroso, diciamo che il buon Nerone, qualcuno lo accusa che si portava la clac, ma tutto sommato erano i napoletani stessi che, amando questo personaggio strambo, gli tributavano, anche perché era l'imperatore, sì, applausi sentiti ai suoi canti, insomma. Quindi Napoli è una città di canto. Diceva che i romani non erano attenti come i napoletani. Certo, ma indubbiamente questa è stata sempre la ritrova nel tempo. Tornando praticamente alle questioni di cui stiamo discutendo, noi passiamo al primo ospite con il quale parleremo appunto di questi argomenti, ma parleremo proprio degli argomenti che abbiamo trattato in precedenza, cioè la cultura, la musica come volano di occupazione, di sviluppo. Io immagino, tu se vai a Barcellona trovi tanti di quei locali dove ti propinano il flamenco, è giusto che sia così, vai a Lisbona ti propinano il fado, vai in Irlanda ti fanno sentire la musica celtica. Qua a Napoli non li dovremmo manco far uscire dall'aeroporto o dalle navi, già dovremmo tenere le orchestrine, insomma, con tante di musica. Insomma. Ma quello che colpisce, diciamo, delle origini della canzone napoletana, che viene collocata dal punto di vista storiografico, diceva, addirittura nel XII secolo, cioè parliamo ai tempi dell'istituzione della Federico II, quindi della diffusione della poesia e di queste invocazioni corali delle massaie rivolte al sole. E beh, c'è il canto delle lamandaie del Vomero in questo caso, insomma è datata 1200, ma anche qualche annetto prima, ed è la prima, diciamo, canzone più o meno tradizionale che noi conosciamo. Siamo passati attraverso una musica colta fatta del 500 con le Dilanelle che hanno girato l'Europa intera, insomma. Infatti, all'epoca, approfondendo il discorso, la Villanella è proprio, diciamo, il passaggio precedente poi alla canzone classica, napoletana. Alcuni la fanno rientrare nella Villanella, invece in realtà la storiografia classica lo fa rientrare, come abbiamo detto, nel 1800. Perfetto, e allora passiamo al primo ospite, a Gianfranco Calindo, che adesso contattiamo subito. Batteria,
barattoli pescati in una birreria. Quanta gente che incontrai e non la dimenticai, ma che me ne faccio ormai di un carnevale senza lei, carnevale da buttare via. Adesso che lei non c'è più, sotto la luna montagna bagni zucchero, come gigante carta festa che altro anima, e carnevale non ho più voglia di vivere, un carnevale da buttare senza lei. State ascoltando L'altra campagna, la passione e la ragione. Conducono Antonio Romano e Pasquale Mautone. Bene, abbiamo allora in onda il nostro primo ospite Gianfranco Caliendo, ex chitarrista, cantante del Giardino dei Semplici, autore anche di molte delle canzoni del repertorio del gruppo. Gianfranco, ciao e benvenuto qui a Radio Amore. Tu ciao, Antonio. Tu sei di casa qua. Ciao, ciao Gianfranco. Ciao, ciao Pasquale. Oh, allora, Gianfranco, noi stiamo trattando due argomenti, principalmente la questione cultura. Praticamente noi nella cultura ovviamente inseriamo anche la canzone napoletana e tutto quello che ne consegue, e noi siamo convinti che un utilizzo, diciamo, ottimale da parte delle istituzioni specialmente, ma anche degli imprenditori, verso questo patrimonio da scoprire non può che far bene alla città e al territorio. Ecco il tuo pensiero in merito. Sì, beh, penso, tu sai che io sono comunque uno di quelli che farebbe veramente di tutto per mettere in evidenza la nostra tradizione musicale, culturale in generale, però certamente. Chiaramente uno dei grandi patrimoni indubbiamente che abbiamo qui nella nostra regione è quello chiaramente musicale, perché abbiamo fatto la storia della canzone nel mondo, e quindi effettivamente quello lì andrebbe molto salvaguardato e valorizzato attraverso delle iniziative che mi sembra da questo punto di vista qua purtroppo un po' blando quello che si fa, insomma, per ora. Speriamo che questo archivio storico della canzone napoletana almeno rientri a Napoli, perché addirittura che era stato trasferito a Milano, questo mi sembra una cosa molto fuori dalla normalità della gestione, insomma. Gianfranco, io ti interrompo un attimo, perché sull'argomento, diciamo, è tutto ancora diciamo possibile qualsiasi cambiamento, perché in sostanza a Milano per il momento è andato la parte digitale, ma quelli che sono diciamo i supporti cartacei, quelli lì vivi, quelli sono cartacei, ancora sì. Qui e diciamo che il comune per la voce di Nino Daniele, che avrei voluto ospite ma purtroppo ho chiamato qualche giorno fa in assessorato, si saranno dimenticati di questa mia telefonata, avrei voluto anche il suo autorevole intervento, perché certo, in buona certo. sostanza Nino praticamente ha chiarito che entro fine anno l'archivio sonoro della canzone napoletana avrà ovviamente sede qui a Napoli, e si immagina una sede più centrale, più fruibile, perché sai come la penso sull'argomento, diciamo che stando dove stava lì alla RAI costava un po' di soldini alla collettività, ma sotto il profilo redditizio, salvo un'archiviazione sicuramente lodevole, non è che ci fosse, insomma. Sì, quella era prevista, perdonami ti interrompo, ma era prevista nella casina pompeiana. Perché era già predisposto tutto, e anche io ci sono anche stato, ed era anche fatta bene, perché c'erano addirittura le postazioni del computer, c'era lo spazio per poter fare mostre, per poter fare un po' di
un po' di lavoro veramente in questo senso molto buono. Sì, e poi... E in quel caso era centrale perché ha portato a divano dei turisti soprattutto. Certo, eh? Certo. E poi si è parlato anche del Trianon, su cui diciamo c'è un'altra situazione scabrosa perché è chiuso da un po' di tempo, e delle foto postate recentemente da un politico regionale, insomma, non è che le condizioni siano delle più ottimali, qua c'è da fare già un po' di lavori di ristrutturazione e poi stabilire come destinare questo Trianon che, secondo diciamo i lodevoli auspici d'inizio, doveva essere diciamo un tempio della canzone del teatro napoletano. Poi ci siamo allontanati un attimino negli ultimi tempi perché si è fatto tutt'altro, insomma. Tutt'altro, anche lì purtroppo ho saputo che insomma in passato hanno avuto problemi dipendenti, sono praticamente senza lavoro, hanno avuto... Sì. È stato insomma questi problemi qui, però anche lì io lo immaginavo un teatro che nel cuore di Forcella, lo immaginavo proprio che valorizzasse la cultura teatrale popolare, no? Certamente. Perché cioè è più giusto che avvenga lì questa cosa che non magari, per esempio, faccio nome dire Diana del Vomero, certamente. E lì in quel posto lì come cultura popolare era giusto tenere anche per esempio la sceneggiata, che comunque in qualche modo comunque Libero Bovio ha scritto delle grandi sceneggiate, assolutamente. Anche lì abbiamo dei grandi autori, insomma, è da poter peccato chiaramente. Noi spero che queste cose vengano sempre più tenute presenti, insomma, dalle gestioni. Diciamo che se ne parla è già qualcosa, insomma, quindi sia l'argomento archivio sia Trianon sono argomenti aperti e che anche noi faremo la nostra parte per spingere, diciamo, alla risoluzione di questi problemi che potrebbero, ti ripeto, liberare ancora ulteriormente energie positive verso la città e verso i turisti che, viva Dio, stanno arrivando a frotte qui, e quindi è giusto pure che noi a questi turisti gli diamo diciamo dei servizi sempre quanto più pieni, ricchi possibile, insomma. Gianfranco, invece lasciamo un attimino questo argomento, tocchiamo un attimino l'argomento Sanremo. Ovviamente ogni qualvolta vengono diciamo come dire i nominati, poi ci sono gli innominati che si incazzano come belve, ed è anche giusto perché obiettivamente io ti dico la verità, c'ho qui davanti l'elenco dei partecipanti, la lista, insomma, e mi pare, ho detto scherzosamente, ma la lista l'ha fatta Conti, la Rai o l'ha fatta la De Filippi, insomma. Partendo da questo assunto, dimmi il tuo parere, anche perché io raccontavo prima in diretta che tu avevi fatto praticamente, avevi proposto un brano, ma coinvolgendo un bel po' di artisti del tuo periodo, insomma, cioè artisti che sarebbero stati. Ecco. Una cosa che oltretutto ci sembrava più che altro perché Sanremo ha avuto una prerogativa nella storia della canzone italiana, quella di vendere le canzoni all'estero. Sì. Diciamo che i più grandi successi internazionali, tra cui sicuramente. In testa a tutti nel blu dipinto di Blu di Modugno, certo. Per dire, ecco, parlo di musica internazionale, poi ci sono tanti altri brani, vabbè, tu sei ancora più sicuramente colto di me su questo, poi però c'è stato Con te partirò, insomma, da Sanremo sono partite dei grandi successi internazionali, certamente. E diciamo che sotto questo aspetto qua la mia proposta era quella di una canzone che parlasse della musica italiana, e quindi coinvolgendo delle vari artisti degli anni 70, e avevo fatto questo pezzo e diciamo che c'è la speranza che Carlo Conti potesse puntare anche su un pezzo che potesse andare anche al di là della nostra nazione. Certo, ma sicuramente perché ho la sensazione che io il pezzo l'ho ascoltato, Gianfranco, è molto bello, molto significativo, e poi mi piacerebbe che tu facessi anche qualche nome di tutti i tuoi colleghi che hanno partecipato. Sì, assolutamente, sì, hanno partecipato Claudio degli Homo Sapiens, il cantante degli Homo Sapiens, Daniele dei Romans, poi ha partecipato Franco Borgia dei Beans, quindi tutti i gruppi storici, aspetta, non dimentico qualcuno, Gianni Minuti dei Daniel Santa Cruz Ensemble e dunque basta, sì, non è che ci fosse qualcun altro, ma sicuramente Gianni ha citati 5 o 6 compreso te, quindi obiettivamente, insomma, veramente mettiamo insieme la storia di un periodo musicale veramente ricco, florido, anche bello, diciamolo pure, non perché tu sia qui presente con noi, ma voglio dire, pezzi come Miele, come tanti altri, non è che la gente li abbia dimenticati, tutt'altro. Quindi
obiettivamente. Infatti. Allora, tutti questi nomi, ho visto che hanno tirato fuori, che ne so, anche qualcuno, insomma, hanno messo dentro Fatti Bravo o qualcun altro, però anche i cantanti più moderni, diciamo, mi pare che ci siano le lamentele anche di coloro che sono usciti dalle stesse, diciamo, come dire... Anche dagli stessi talent. Sì, ecco, questo diceva. Allora, sentire lamentele è perché non riescono evidentemente ancora a capire che i talent purtroppo creano e distruggono con la stessa velocità, per cui non c'è spazio. Ah, sì. Ma lo spazio, perché io leggo nominativi, ti dico la verità, non li conosco neanche io. Caccamo, no, sì, guarda, mi pareva la carica. Dimmi, dimmi. Ho visto, ho constatato questa cosa, che addirittura un cantante di Dear Jack, che sarebbe sì, il sì. gruppo che i ragazzini che uscirono l'anno scorso, sì. è uscito da Amici, cioè poi si sono separati e sono a Sanremo sia il gruppo e sia il cantante, che bello. Cioè con due canzoni diverse. Addirittura, quindi vuol dire proprio lì che c'è un'operazione proprio, credo, alle spalle, credo commerciale, perché non mi sembrano delle cose che possano far bene alla nostra canzone, insomma. Assolutamente. Scherzando dicevo, vabbè, l'unica cosa buona è che, visto che i rapper li vogliono per forza infruciare, come si dice a Napoli, perlomeno hanno infruciato un napoletano e un salernitano. Almeno due napoletani, sì, non sì. uno solo. Rocco Ante ha raddoppiato quest'anno, Rocco Ante sì, e Clementino. E Clementino. Gian Pasquale, vai. Sì. Io, tu sai che io vivo molto tra i giovani, perché ho l'Accademia di Musica di Scuola di Canto, e quindi io vivo, sento molto i pareri dei ragazzi. Sì. Effettivamente è chiaro che un ragazzo viene chiaramente bombardato dalle immagini dei talent, e quindi è chiaro che poi comincia a affezionarsi a Lorenzo Fragola, ecco, che io appena conosco, oppure alla Deborah Jurato, perché escono da questi talent e loro ne conoscono tutte le caratteristiche, morta, vita e miracoli, i ragazzi. Però poi effettivamente io stesso riesco a constatare che quando poi faccio cantare ai miei allievi una canzone storica di quando si facevano le canzoni con la C maiuscola, diciamo, e loro stessi poi dicono: ma questa com'è bella questa canzone. Gianfranco, scusami, ti interrompo proprio sul punto, perché mi aveva incuriosito, perché noi quando poi parliamo di salvaguardia della tradizione, lo dicevamo anche prima, no? Di mettere in relazione da un lato la cultura e l'economia, dall'altro la cultura con lo sviluppo, perché secondo noi anche la cultura può rendere sviluppo, anche la cultura può creare occupazione. Come? In questo, diciamo, in questa vicenda dove viviamo proprio una crisi che non è solo economica, non è solo politica, ma qua si parla, secondo me c'è proprio una crisi di identità, di progetto. Secondo te, ecco, l'hai detto prima, da insegnante di canto, sì. da persona attenta che ha a cuore anche gli interessi, come dire, delle future generazioni, che cosa si potrebbe fare, certo, per cercare di recuperare questo senso, diciamo, questo senso di appartenenza? Ma guarda, è questo il fatto, il senso di appartenenza. E io nel mio piccolo cerco di divulgarlo ai ragazzi, cioè di far conoscere le cose della nostra tradizione. Gli faccio anche, tra virgolette, lezioni a volte di dialetto napoletano, perché mi rendo conto che persino quello i ragazzi le nuove generazioni non lo sanno leggere e non lo sanno, esatto, e quindi questo io cerco di fare del tutto, perché ma cerco di farlo così, nel modo di far capire l'importanza di dire, dicendo che io stesso sono stato un ragazzo come loro, e magari mentre avevo alle spalle una famiglia piena di tradizioni andavo nei locali a suonare il Led Zeppelin, ma perché è normale che a quell'età diciamo uno rinsegua delle mode, delle cose, che magari delle passioni. Certo. Però contemporaneamente a questo gli dico anche che guarda che poi quando vai a sentire la forza che hanno certe creazioni che hanno fatto la storia della canzone, lì bisogna effettivamente lasciarsi andare e cominciare ad avvicinarsi a questa musica. Gianfranco, per chiudere sto discorso, sì, volevo fare una battuta, chiamiamolo così. Cioè, ti ricorderai che a suo tempo, per un litigio che ebbe con Ravera, se non ricordo male, Claudio Villa addirittura un anno ha cantato tra le nuove proposte. Insomma, sentir chiamare Big questi signori che si esibiranno a Sanremo, mi viene la pelle d'oca, perché per diventare Big dovevi essere, insomma, uno che aveva venduto milioni di copie, insomma, se no andavi
bravi tra le nuove proposte. Qui, cioè, insomma, allora, come dicevi tu, trovare i Dear Jack come gruppo e come cantante, no, all'interno tra i big mi sembra quantomeno azzardato. Ecco, azzardato, questo è un po' esagerato, sì, sì. Ma anche Loretta Berti fece tra i giovani. Ah, ecco, e quindi magari può darsi di dover venire a Conti, siamo disposti ad andare anche tra i giovani. Ma sì, ci andavate anche voi, insomma. Infatti. Ho colto comunque l'incazzatura di altri amici comuni, insomma, Umberto Napolitano stava arrabbiatissimo, che era Erminio Sinni, che ha detto: mentre loro fanno i big, io faccio piano bar per campare. Insomma, sono cose veramente che fanno male, insomma, ti dico. Sì, verità, fanno un po' male, diciamo. E allora, chiaramente Carlo Conti è una persona che comunque segue molte direttive, chiaramente. Come tutti i diciamo coloro che hanno i paron, diciamo, dei festival, hanno da dar conto a delle indicazioni date dalla rete, insomma è così complesso, però viene veramente l'amaro in bocca effettivamente sapere a casa magari degli artisti che effettivamente, come quelli che hai nominato tu, che per esempio stanno a casa e non hanno manco la possibilità di provarci. Siamo a questi livelli ormai. Gianfranco, ti ringrazio per la tua testimonianza, ci sentiamo più presto, grazie, ovviamente. Grazie anche a voi, per gli auguri. Ciao Gianfranco, forza e onore. Ciao, grazie, ciao Pasquale. Navega a te, mi sento buona, mi leva quelle tutte malattie, o mire che non serve sì l'amore, da te notte e giorno compagnia, la voglia di avere si stessa presso a me, quanta parola inutile e sparagnassa a dicere perché tu fossi a casa mia. E un anno e quanta giorna ci ho passato, che voglio sta vicino a te azzeccato, ce n'è voluto fare a dormire, per dire quello che è stato non fa niente. La bravo io non me ne si chiude, la vita mia non l'ho più perduta, ma che tu dica fa, sono innamorato, ma quando c'è stai tu, e zucchero e stupore si è rinchiuto. A te sta scendo sola e attorno a me non vedo che a nessuno, ma che cercando in cuore a te l'addore, lo stesso quando già stringi in mano, tu gamba via da me, ma non lo può sapere, canzone che le nuvole annanza a me scompare, perché tengo che ho paura. E un anno e quanto tempo ha già aspettato, che sabato addostivo a nascono nude, mi so pensato e mo quando ti sento, ma vedo fritto il cuore ogni momento. Sarà perché il naccio mi ha campato, cosa costo c'è la vita, ma che tu dica fa, sono innamorato, ma quando c'è stai tu, e sul caresto cuore sei. State ascoltando L'altra campagna, la passione e la ragione. Conducono Antonio Romano e Pasquale Mautone. Bene, abbiamo in linea l'avvocato Giovanni Nicola Ricci, consigliere comunale
presso il comune di Marigliano con delega all'organizzazione degli eventi e diciamo abbiamo voluto questa testimonianza dell'avvocato Ricci proprio nel discorso che facevamo sulla salvaguardia diciamo della tradizione, della cultura e soprattutto per quello che il comune di Marigliano ha messo in campo con la collaborazione anche con l'associazione dei commercianti che propone un cartellone di eventi teatrali e musicali di tutto rispetto. L'avvocato Ricci è da sempre impegnato nell'associazionismo cattolico e impegnato sempre in prima linea, lo conosco da tanti anni, Giovanni, che sui valori della legalità. Giovanni, ci vuoi illustrare quindi questo cartello dell'amministrazione per quanto riguarda questo evento meritevole messo in campo? Volevo ringraziarvi innanzitutto per avermi ospitato. Quest'anno a Marigliano abbiamo voluto festeggiare il Natale con questa serie di iniziative volute fortemente anche dal nostro sindaco Antonio Carpino. Sì, che è stato già nostro ospite, Giovanni, sulla questione Gori. Sì, lo so. E Antonio ha voluto fortemente, diciamo, segnare questo primo Natale dell'amministrazione con queste iniziative che non vogliono essere soltanto un appuntamento per festeggiare così il Natale, ma abbiamo voluto sfruttare queste iniziative per lanciare dei messaggi anche ai giovani, ai meno giovani e soprattutto messaggi di un contenuto culturale attraverso delle iniziative teatrali di tutto rispetto. Già sabato e domenica scorsa c'è stato Roberto Azzurro con il mio Viviani e l'associazione Tre Rode di Napoli con Cosa Sognano le Nuvole che ha aperto questa rassegna teatrale. Sì. Continuerà questa rassegna domenica prossima con Mario Aterrano, La Venere dei Terremoti. Questa è una commedia molto bella che verrà rappresentata nella Sala Consiliare. Sì. E lo stesso Mario Aterrano il 6 gennaio rappresentando Una Lampa. Anche questa è una rappresentazione molto molto bella che abbiamo voluto fortemente. E il programma teatrale si completa con un'altra rappresentazione il 3 gennaio di un regista e attore marighianese, giovane regista, Alessandro Maione, che rappresenterà una commedia comica, il titolo già è eloquente, Il Cornuto Sì Sono Io. Sì. Poi la parte musicale è molto carina, al di là degli artisti locali, ha come culmine il 22 dicembre con il concerto degli Alma Negretta. Abbiamo voluto creare questo avvenimento di forte richiamo per portare gente a Marigliano e per insieme ai commercianti per animare il Natale marigliano. Quindi si parla di notte bianca, giusto? Lo stesso sì, giorno. Notte bianca il 22 dicembre, martedì 22 dicembre in Piazza Municipio alle 21 ci sarà il concerto degli Alma Negretta, quindi un accesso libero logicamente e i negozi saranno aperti fino a tarda notte e quindi speriamo di avere una piazza piena, una città piena di napoletani e di persone della provincia. Bene, ve lo auguriamo. Dunque volevo chiederti questo, Giovanni, noi abbiamo toccato come argomento anche il nodo spinoso della cultura e sul fatto che le istituzioni, un poco perché scarseggiano i soldi, investono sempre meno in questo segmento che probabilmente se gestito con grande acume potrebbe essere invece anche volano di sviluppo, di attrattiva turistica e quant'altro. Sì. Ecco un tuo pensiero in merito. Sì, noi come dicevo prima abbiamo puntato anche sul teatro, un teatro non frivolo ma un teatro che trasmetta dei contenuti ed è un teatro che trasmetta anche cultura, perché soprattutto l'associazione Tre Rode, non so se voi la conoscete, che ha come obiettivo il recupero dei giovani delle periferie di Napoli, sì. Ha messo in scena questo spettacolo Cosa Sognano le Nuvole, che è stato veramente bellissimo e ha dato il significato di un impegno sociale che è stato ben recepito dai partecipanti all'iniziativa. Stiamo ricevendo dei complimenti proprio perché abbiamo caratterizzato questo cartellone con questi avvenimenti di alto spessore, ecco, di forte spessore. Sì, Giovanni, sicuramente meritevole e oltretutto artisti anche di primissimo profilo. Io voglio, come tu
come tutte le cose, diciamo, organizzate che hanno valore, portano con sé sempre una nota polemica, perché io ho letto delle cose in merito a un eccesso di spesa che ci sarebbe stata. Che dici su questa vicenda? Non c'è assolutamente nessun eccesso di spesa, anzi abbiamo usato il budget che è stato usato dalle precedenti amministrazioni, solo che abbiamo ottimizzato il risultato. Sì. Gli Alma Medretta sono stati offerti dagli sponsor, dai commercianti e da alcuni sponsor. Il compito dell'amministrazione, di questo gruppo che ho avuto il piacere e l'onore di guidare, è stato proprio quello di mettere insieme i commercianti e l'amministrazione, in modo che i commercianti non facessero delle loro iniziative staccate e avulse da quelle dell'amministrazione, ma le facessero insieme all'amministrazione. Bravo, ma perché ecco la sinergia che può portare, diciamo, a interessanti momenti, sì. Anche come dire di... Sì, mai Marigliano ha vissuto un momento, diciamo, di spettacolo così forte a Natale. Noi abbiamo voluto proprio dare il segno e abbiamo voluto anche dare un incoraggiamento ai commercianti, perché c'è un po' di depressione commerciale in città, questo certo, è evidente. È un poco in generale questo, ovviamente. E quindi la finalità è quella di richiamare gente. Gli Alma Medretta già di per sé richiamano gente, stiamo facendo una forte campagna pubblicitaria e vogliamo che la gente venga a Marigliano. Marigliano che abbiamo addobbata con delle bellissime luminarie, e quindi ci aspettiamo per il 22 dicembre che Marigliano sia piena di non marigianesi. Che di Marigliano. Indubbiamente. Allora speriamo che ci sia un forte afflusso, diciamo, di persone che amano la musica e che possono effettivamente testimoniare. Sì, perché questo poi dà coraggio all'amministrazione, ai commercianti, a preparare un Natale prossimo ancora più bello, ancora più bello. Un po' nell'esperienza de Lucchiana su Salerno, diciamo, dobbiamo incrementare, diciamola così. Sì. Logicamente il budget a nostra disposizione è molto molto più limitato, sì. Però ripeto, lo sforzo è quello di ottimizzare le risorse e io credo che ci siamo riusciti. Giovanni, allora noi ti ringraziamo del gradito intervento, se quando vorrai potrai ritornare per evidenziarci anche la tua attività. Sì, va bene, poi qua vi ringrazio e vi invito tutti quanti, sì, a venire a Marigliano il 22 di dicembre alle ore 21 in piazza per il concerto degli Alma Medretta. Ok, grazie. Benissimo. Grazie e buon lavoro. Grazie. E allora siamo in chiusura, Pasquale. Io volevo solo toccare questi due argomenti rapidamente, perché li abbiamo, come dire, toccati en passant. La questione Trianon è una questione complessa che deve trovare, l'ha detto anche Calendo, un suo ovviamente epilogo positivo, anche perché ci sono in ballo posti di lavoro di persone che non ricevono stipendio da un pezzo. Per quanto riguarda l'archivio sonoro della canzone napoletana, seguiamo l'impegno dell'assessore alla cultura del Comune di Napoli per vedere se poi mantiene questa promessa fatta pubblicamente qualche tempo fa. Però bisogna un attimino sottolineare, lo faccio volentieri, che l'archivio sonoro della canzone napoletana può sembrare una cosa di estrema gravità, ma non lo è, perché sostanzialmente oggi in epoca di digitalizzazione l'archivio sonoro della canzone napoletana già è a Milano, mi sembra che stia anche a Roma. Qui la questione è molto più terra-terra. Alla RAI di Napoli servivano praticamente dei locali per adibirli come uffici pubblicitari della SIPRA, che è la concessionaria di pubblicità della RAI, per cui hanno pensato bene di sfrattare l'archivio sonoro che non gli serviva più, perché effettivamente non serviva a niente così come era utilizzato, e ci hanno messo i locali commerciali. A volte la RAI dimentica di essere un servizio pubblico, questo lo sottolineo, però tutto sommato, come dire, a mali estremi rimedi, che si possa partire con un archivio, come dicevamo, fruibile sul serio, perché precedentemente sai come funzionava, tu dovevi fare una telefonata e prenotarti alla RAI a via Marconi, poi andavi lì, ti schiaffavano una cuffia in testa, ti facevi la ricerca della canzone che volevi ascoltare, sì. Capirai che con i tempi che corrono, con internet e addirittura con appassionati privati che sono forniti quanto e forse più di quello che è l'archivio sonoro, veramente la sua utilità. Io credo che sia un'importanza simbolica questa, che l'archivio non si deve spostare, specialmente il cartaceo, deve rimanere a Napoli. Il Comune deve fare la sua parte e speriamo che la faccia meglio rispetto a come l'ha fatta con Marotta, che poi
potrebbe essere un argomento da che possiamo trattare, sì, questo è cercheremo di trattarlo, perché a volte poi insomma si parla di Marotta, tutti vorrebbero fare, tutti vorrebbero dire, sta di fatto che Marotta deve vendersi libri per poter praticamente pagarsi come dire l'ospitalità che ha avuto col suo patrimonio. Quindi a volte si chiacchiera, però alla fin fine poi si fanno pochi fatti. No, è interessante, quella tra l'altro è un tuo cavallo di battaglia, l'hai sottolineato come si dice con più tratti di penna, questo ti fa onore, voglio dire, in questa tua, chiamiamola crociata, no? Speriamo che l'amministrazione possa prendere a cuore quante diciamo su questo profilo. Io come proposta, ma in generale diciamo più che altro un suggerimento, che secondo me è quello di poter mettere in piedi un sistema unitario che sia poi capace di gestire in modo sensato l'intero patrimonio culturale che noi possediamo, perché solo in questo senso si può parlare diciamo di una crescita sia sotto il profilo di sviluppo che economico, valorizzare questo patrimonio culturale. Perché in realtà i beni culturali vivono e sopravvivono alla storia soltanto se ritrovano un'utilità e una significazione a loro contemporanea. Ed è forse questo il punto che è stato smarrito dall'attuale classe dirigente. Perché se noi vediamo, per esempio, altri stati che sono in enorme crescita, una crescita si dice prorompente, Cina, India, Brasile, hanno investito tutto sulla cultura, hanno investito tantissimo, perché è un volano dell'economia che può veramente dare un'immagine di una società, come dire, vincente, ma soprattutto che non lascia indietro i più deboli. Beh, noi possiamo dire, chiudiamo in bellezza, che magari quando si scava e viene fuori qualche cosa di prezioso dal punto di vista archeologico, lo si copre subito, immediatamente, perché diventa per i nostri amministratori un altro fastidio, insomma, certo, praticamente, certo. Che è un paradosso. Ve ne sono tanti, perché la nostra, i nostri territori sono ricchi di come dire, di questi momenti di vissuto. A partire dagli scavi romani, ecco. Nel Nolano ve ne sono ancora lì tutti bloccati, ma anche a Sorrento vi sono varie, ovunque c'è stato insediamento, ovunque, sì. Insomma, d'altra parte i romani amavano la nostra regione, la chiamavano Campania Felix una volta. Va bene. Pasquale, siamo giunti al termine. Salutiamo. Sì, ringraziamo sempre di quanti ci seguono e auguriamo una buona settimana. Arrivederci a tutti, ciao. Avete ascoltato? L'altra Campania, la passione e la ragione. In onda il lunedì alle ore 8:30 e in replica il giovedì alle ore 17:30. L'altra Campania, l'altra.